Graziella Campagna è nata a Saponara, in provincia di Messina, nel 1968. Aveva 7 fratelli, per questo abbandonò presto gli studi per lavorare come stiratrice presso la lavanderia Regina del comune di Villafranca Tirrena, che raggiungeva quotidianamente il pullman. Guadagnava 150.000 lire al mese con cui contribuiva al bilancio familiare. Un lavoro sicuro finché non trova nella giacca di un cliente, tale ingegner Tony Cannata, cliente della lavanderia, insieme al geometra Gianni Lombardo, un'agendina rossa. Scopre che un'altra persona, una persona che non ha mai sentito nominare, Gerlando Alberti Junior e Giovanni Sutera. Si scoprirà anni dopo che era latitante, in stretto contatto con la mafia di Portonuova a Palermo. L'agendina le verrà subito tolta di mano dalla collega, Agata, cognata del titolare. Ma Graziella racconta l'accaduto alla madre, che ovviamente non immaginava cosa sarebbe successo alla figlia pochi giorni dopo. La sera del 12 dicembre 1985, come sempre, Graziella esce dalla lavanderia assieme a una sua collega per recarsi alla fermata dell'autobus che la riporta a casa, a Saponara. Incontra un amico, Franco Giacobbe. Scambiano qualche parolina, ma nulla di più. È l'ultimo incontro amichevole che avrà Graziella Campagna prima di essere rapita e portata via. Una testimone afferma di aver visto la ragazza salire spontaneamente a bordo di un'autovettura di grande cilindrata ed essersi allontanata con un uomo in direzione Saponara. I genitori si preoccupano e, parlando con il titolare della lavanderia, vengono rassicurati perché sono cose che capitano, nulla di cui preoccuparsi. Qualcuno in paese pensa ad una fuitina, una fuga di qualche giorno col fidanzato. Perfino i carabinieri approvarono questa tesi, tanto da aspettare un giorno prima di mettersi a cercare la ragazza. Ma i genitori non ci credono e, ritrovandosi senza aiuto da parte di concittadini e autorità, chiamano il figlio Pietro, carabiniere in servizio a Reggio Calabria. Il 14 dicembre 1985 viene trovata una giovane donna con un indosso un giubbotto rosso e dei pantaloni neri ammaccati alle ginocchia su una collina a Forte Campone, vicino a un antico fortino, nascosto dagli alberi. Il corpo senza vita di Graziella, rannicchiato contro un muro, con braccio alzato in segno di difesa, 5 colpi d'arma da fuoco, sparata da meno di 2 metri, aveva soltanto 17 anni. Le indagini furono costellate da episodi sospetti, sparirono diversi fascicoli, agli interrogatori parteciparono falsi carabinieri, vi furono incontri tra testimoni e carabinieri non coinvolti nelle indagini. Il fratello di Graziella, Piero, carabiniere, fu rimproverato dal maresciallo Giardina per aver svolto autonomamente le indagini sull'omicidio della sorella e per averle fornite alla polizia. Graziella Campagna non è un uomo delle istituzioni, non è un giornalista e nemmeno un giudice e non ha nessun legame con questo tipo di personalità. Graziella è vittima di uno sfortunato caso e del favoreggiamento di una serie di personaggi che intorno a lei e nelle istituzioni locali hanno prima permesso, poi provato a nascondere la sua tragica morte. 4 anni dopo il giudice dispose il rinvio a giudizio per l'omicidio di Graziella nei confronti dei 2 latitanti, Gerlando Alberti Junior e Giovanni Sutera. Secondo il pubblico ministero non c'entra nulla contro la morte di Graziella. Questo accade perché i funzionari, come altri esponenti delle istituzioni locali, sono stati corrotti. Della vicenda si parla soltanto nel 1996 con una puntata di Chi l'ha visto, con la lettera di una professoressa che chiedeva la riapertura del caso. Nel dicembre 1996 il Tribunale di Messina riaprì ufficialmente il caso. Si inizia a scoprire che nella provincia ci sono infiltrazioni mafiose importanti e chi sta proteggendo i latitanti accresce il proprio prestigio e il proprio potere presso Cosa Nostra. Vengono indagati per favoreggiamento anche Franca Federico, titolare della lavanderia, suo marito Francesco Romano, sua cognata, collega di Graziella, Agata Canistra, e suo fratello Giuseppe Federico. Solo l'11 dicembre 2004, quasi 20 anni dopo, furono giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo sia Gerlando Alberti Junior e sia Giovanni Sutera.
Frank e Agatha sono state condannate a 2 anni di penitenziario. Piero dice: «Nonostante la sua morte, la nostra famiglia ha deciso di camminare a fianco della giustizia, senza rispondere con la violenza». Io, come sempre, sono con Arciere, che è un grande combattente. E come sempre, con Arciere, continueremo a lottare per la giustizia contro l'ingiustizia. Noi ragazze e ragazze della quinta A dell'Istituto Ferrari vorremmo dedicare Graziella Campagna la panchina rossa di fianco all'ulivo della nostra scuola. Vogliamo che la sua storia sia ricordata e raccontata a tutti gli studenti futuri. Perché i buoni cittadini si formano alle scuole elementari. È a scuola che si impara a dare valore alle proprie azioni, anche quelle più piccole. E si può imparare a difendere la giustizia tutti i giorni. La mia città è Fiorano!